noi ci basterebbe rimanere così, perché l'anno scorso abbiamo vinto anche il campionato mondiale, quindi a noi già rimanere così va bene. Occorre partire dal fondo per raccontare la storia dell'Oltrarno Kolmic, società di pesca sportiva nata a Firenze, capace di conquistare il titolo mondiale di pesca al colpo per club davanti ad un avversario polacco e uno ungherese. Del resto è una passione tipicamente fiorentina questa disciplina, che ha un assoluto rispetto della natura. Si pratica in riva al fiume e i pesci che vengono catturati sono subito rilasciati in acqua. Uno sport sui generis che richiede sì abilità fisiche, perché la durata delle gare è lunga, ma soprattutto sottopone ad un forte impegno emotivo e psicologico. È un'attività molto diffusa da noi, è una tipo l'attività, diciamo, principe per noi fiorentini, diciamo. Chi si avvicina alla pesca si avvicina alla pesca sportiva, è la pesca principalmente dove si ributta il pesce, sportiva in quel senso lì, si prende e si ributta e poi dopo iniziano le gare e tutto il resto, ma sportiva in quel senso lì. Come è nata la vostra società? La società nasce negli anni 70, come tantissime società qui a Firenze e in Toscana e in tutta Italia, poi piano piano si è evoluta come tutto il resto e ora è a un livello abbastanza alto. Dove siete stati a fare le gare e quali sono i principali titoli che avete portato a casa? Noi come Oltrarno abbiamo vinto 9 titoli italiani e 4 titoli mondiali. E diciamo, si inizia tutti molto vicino nella regione, poi si espande a livello nazionale, poi dopo arrivano, come tutte le cose, arrivano anche ai livelli internazionali, come tutti chiamiamoli sport, anche se noi proprio sport è un po' una forzatura, ma lo sport insomma. Nomenclatura a parte, da pochi giorni anche in Toscana le associazioni di pesca sportiva potranno gestire tratti di fiumi e torrenti grazie alla modifica di legge proposta dalla vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi, appena approvata dalla Giunta. Si rafforza e si potenzia la collaborazione tra la regione e il mondo delle associazioni dei pescatori, una promessa mantenuta che va a vantaggio non solo dei pescatori, ma anche di tutte le attività di protezione e gestione delle rive dei fiumi. Volontari che curano le bellezze naturali, un contributo decisivo, lo danno proprio gli sportivi con la pratica sugli argini, una funzione sociale e di aggregazione, come la pesca stessa, che rispetto a tante altre discipline ha un ritmo decisamente opposto. Ogni società fa le sue gare, chiamiamole sociali, e poi dopo vengono fatte gare di beneficenza. Per esempio la settimana prossima c'è una gara importante a Livorno e allora viene fatta anche una gara di beneficenza la settimana prima. È aggregazione, praticamente aggregazione.